contenitore delle mie passioni, perché l'ho fortemente voluto in quanto, essendo collezionista di sneakers e malato di sneakers, ho voluto riproporre quella che un po' era casa mia. Ho deciso di fare questo store con altri soci, fanno sport, c'è anche Stefano Mancini del basket, Ciro Ferrara. Quindi quello che è il mio sogno è diventare per ogni città un punto di riferimento dove puoi trovare del performance, del sportswear figo e uno sportivo che ti possa accogliere. In questo caso per ora siamo a Torino con Ciro, io sono tra Perugia, Milano, Roma e Mancinelli per il basket. Per ora a Torino, che vediamo dove si trasferirà, in base a dove apriremo. Chissà che non vada un giorno a Bologna. La mia passione penso la possano sentire, toccare già dal momento in cui diverse volte sono stato a quartier generale e dove ho potuto collaborare a certe diverse sneakers, pur non mettendo magari sempre il mio nome, a parte quelle le legend dove prendo un po' quello che è il mio campo, il football. Però penso che sia stata una gran bella collaborazione. La soddisfazione più grande è stata quella di avere all'inizio il timore di farne troppe e poi invece l'incubo di averne fatte poche. Quello fa capire quanto sia stato importante per me, ma anche per Nike, poter constatare che forse qualche altra collaborazione si possa fare insieme. Ma sono un tradizionale, forse la 180, quella che mi ispira più come grafiche, quella secondo me che al mio piede sta meglio e più comoda. Ho preso spunto da quella che è stata la mia vita calcistica, quella più importante, che è stata appunto nell'azzurra, Milano, l'Inter, il bianco un po' della nazionale che va a far sì che i colori nero-azzurri risaltassero, e c'è anche un pizzico d'oro, perché è sempre bene non dimenticare quello che è stato, i trofei che abbiamo vinto, che per la maggior parte delle volte erano d'oro, quindi forse è nato tutto da lì. Dare consigli a gente che ha fatto la storia delle sneakers e che sta facendo penso sarebbe presuntuoso. Quello che posso dire è che vorrei forse rivedere la Superflight in multicolor, che è quello più ricercato per noi collezionisti. Quando fanno qualsiasi multicolor viene fuori, penso che sia un boom e vada via in pochissimo tempo. Quindi mi piacerebbe che fossi il primo ad averla. Sarebbe un onore, e penso che è quella che ha rivoluzionato tutto il mondo delle sneakers, dello sport e del calcio, quindi per questo mi piacerebbe.